Con all'interno la cannuccia, che si trovano al Tiger, che si trovano insomma da tutte le parti, e sono molto belli, sono anche decorativi ovviamente, di solito uno ci beve, però a me piace più tenerli come decorazione, dato che hanno un costo, non dico elevato, ma un po' tanto, insomma. Poi non ho trovato diciamo quelli che mi piacciono a me, insomma, con i tappi colorati. Io quando sono andata al Tiger ho trovato quelli con i disegni bianchi e neri, ma non mi piacevano. Allora ho deciso di inventarmeli io, insomma, di crearmeli io. Allora, parto subito a mostrarvi cosa serve per fare questo DIY. Allora, intanto serviranno dei barattoli di questo tipo. Io ho questo, anche con tappi così ancora più belli, e un barattolo come questo, con tappi insomma di metallo. Poi serviranno cannucce, io ce l'ho sia piccole che grandi, ma dopo vedrò quale ci staranno all'interno, insomma, e degli smalti consumati. Io ho questi qui, tipo questi vecchi della Kiko, questo qui insomma consumati, e i colori che vi piacciono a voi. Un dotter per fare i pois, io uso questo qui che ha il pallino grande, e un chiodo grosso, oppure anche un cacciavite va bene, che abbia anche un po' di punta, un martello per appunto dare la forma del buco per martellare il chiodo, e una lima per limare insomma la parte bucata, e infine un tagliere per non rovinare il tavolo. Allora, io vi lascio al tutorial. Allora, iniziamo subito prendendo il tappo di questo barattolo qui. Prendiamo il tagliere, mettiamo il tappo al centro del tagliere, poi prendiamo il nostro chiodo gigante, andiamo a mettere qua proprio al centro così, e con il martello piano piano andiamo a... Ho deciso. Fatto questo, cerchiamo di girare, ecco, spingere il chiodo in maniera tale che il buco viene abbastanza, viene questo preciso, cosa qua, viene questo buchino qua. Anche se è irregolare non importa, io faccio così con il chiodo per dare un po' di... E con la lima andiamo a lisciare un po' i bordi. Qui, così. Ecco qua. Adesso andiamo a decorarlo come...
mettiamo da una parte e lo lasciamo ad asciugare e dopo finiamo di decorarlo. Intanto passiamo a un'altra decorazione. Facciamo la stessa cosa con questo. Io sto togliendo adesso il colore, il disegno dal tappo con una spugnetta argentata, strofinando. Il colore va via. Per tirare fuori la parte argentata all'interno, per colorarlo un po' meglio. Adesso io finisco di togliere tutto il disegno e ci vediamo. Ecco qua, dopo. Io sono riuscita insomma a togliere tutto il colore più o meno e adesso lo andiamo a colorare. Adesso aspetto che si asciugano e poi passiamo alla decorazione. A dopo. Eccoci qua, adesso sono abbastanza asciutti. Adesso vado a fare le decorazioni. Adesso vado a fare dei pois con il color Tiffany su questo barattolino, su questo coperchio qui, usando questa penna. Allora prendo, serve una base piatta praticamente della penna a cerchio. Allora prendo lo smalto, lo vado a mettere vicino a me, a goccetta, un po' così, ecco. Con la punta della penna vado a prelevare un po' di colore, intingo bene e vado a metterlo qui. Vado a farlo dappertutto. I cerchi non mi sono venuti proprio perfetti, però carino. Continuiamo.
lasciamo asciugare. Rifiniamo un po'. Adesso vi lascio, lascio asciugare e ci vediamo dopo. Adesso vado a fare i pois pure su questi due tappini, sempre con tutti e due con questo bianco, la stessa tecnica. Versiamo un po' di colore sul piano di lavoro. E con la stessa penna andiamo a fare i pois. Io adesso finisco e ci vediamo dopo. Ecco qua, ho finito quello azzurro e con i pois bianchi. Adesso passo a quello rosa. Ci vediamo dopo. Ecco qua, li ho finiti tutte e due, tutte e tre. Adesso li lascio asciugare un altro po' e poi vi farò vedere il risultato finale. Ciao! Ecco, questo è il risultato. Questo è tutto, il video è finito, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un bel pollicione in su, commentatemi e iscrivetevi per nuovi video. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!